Cari amici di VBTV, sono le 9 di sera di questo sabato 14 ottobre, anno 2017 naturalmente. Siamo pronti per questo radio zapping serale, in questa puntatona, anche perché è in programma probabilmente quella che è la super sfida di questo turno calcistico, Roma-Napoli. Partita che sarà ancora molto più vibrante dopo la sconfitta poco fa della Juve in casa con la Lazio. Insomma, quella Juventus non ha convinto, è stata anche sfortunata, due pali, un rigore nel secondo, Stanno appunto parlando tagliato della di Juve che ha Dybala perso. nel finale, due rigori, due errori pesantissimi da parte della Juventus. C'è da dire però che la Juve ha mancato anche in E beh, capita, non si può vincere in eterno, no? Parere generale bisognerebbe cambiare un po'. E quindi oggi ha contribuito molto a cambiare, che poi si cambi effettivamente a fine stagione, vedremo. stavolta hanno parlato. Ma pensa, e cosa hanno detto? Hanno detto Ancelotti nazionale, Ventura sul tonale. No! Beh, boh, beh, va. Il meglio di buone nuove anche di. Arriva il grande Albano che ci allieta un po' la serata. Cosa domani in programma l'enduro, campionato di enduro. Poi pensavo fossero moti, perché sono bici da corsa. Settesimo con Dybala, una vittoria importantissima, la Lazio affianca ora la Juventus, campione d'Italia, 19 punti in classifica, secondo Bene. posto insieme all'Inter, 2 punti sotto il Napoli, e la Juventus che ha fatto 1 punto in 2 partite. E ora in campo c'è proprio il Napoli contro la Roma, che potrebbe allungare a questo punto. All'Olimpico si gioca da 16 minuti, Roma-Napoli 0-0, il Napoli potrebbe allungare a più 5 sulla Juventus, ma la Roma vincendo e con una partita in meno andrebbe praticamente a un solo punto dalla Juventus e dalla Lazio e dall'Inter. Dunque sicuramente una partita apertissima, il pari non serve nessuno, vedremo cosa succederà nei prossimi minuti. Vedremo. Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. Andare a vivere insieme. C'è in giro poca roba come musica per il momento. Vediamo qui. Questo è Zucchero, che pezzo è? Non la conosco, cos'è un nuovo singolo? Scommesso su di noi, bookmaker, avevano fatto precipitare le quote, e invece il trio è ritornato anche questo sabato alle ore 21. I got a feeling, i Black Eyed Peas del 2010, credo, o 2009, so che è quel periodo lì. Veramente schiacciante. Stiamo arrivando lentamente alla radiocronaca di Roma-Napoli. Ci stiamo arrivando lentamente, quasi come non avessimo fretta. Fatti di fretta non ne abbiamo. In cui abitate, in cui sarete domani, perché vi daremo. Lo storico successo di Ligabue, che non è che neanche piaccia molto a me. Però è successo perché praticamente ha lanciato Ligabue nel firmamento della musica. Anno 95. Prima o poi.
sul tiro di Mertens, ecco. Dopo lo scambio corto in area di rigore con Insigne, Mertens è andato alla conclusione con il sinistro, ma il pallone è stato bloccato da Alisson, attento, ecco, sul primo palo. Match, siamo questa arrivati, è stata passione importante. La subito verticalizzazione e Manolas e Juan Jesus si sono fatti sorprendere da Mertens, sì, che è scappato rapidamente sul filo del fuorigioco, però quando il pallone è arrivato era davanti a loro. Era davanti a loro, giustamente. Però non ha fatto un tiro irresistibile. Beh, ha tirato il primo pallo, è stato bravo Alisson a chiudere. Poi ricordiamo che domani alle 15 c'è Sampdoria-Atalanta. Come mai mi disturba così? C'è in ballo qualche aggiornamento. Sì, situazione nata da una verticalizzazione improvvisa dalla tre quarti. Era una palla da sotterra e poi il giocatore del Napoli che non sono riuscito a distinguere. Attenzione ancora il Napoli con Mertens che entra in area di rigore, lo scarico dietro Insigne, la conclusione rete, il Napoli in vantaggio con Insigne. Ecco, ci mancava pure beccare il gol del vantaggio del Napoli, stasera si va bene. Una carambola, il pallone è tornato sui piedi di Insigne quasi per caso, perché il triangolo con Mertens, il gol è scudetto, inizialmente era sbagliato perché un giocatore della Roma era riuscito a intercettarlo, ma sulla carambola, sul rimpallo un po' fortunoso, il pallone è tornato comunque sui piedi di Insigne, che davanti ad Alisson questa volta non ha sbagliato come aveva fatto prima. Perfetto, direi che una serata perfetta. Si porta in vantaggio. Bella linea, la linea era. Cioè il primo gol in diretta di questa stagione. Si sono fatti. Becchiamo primo il gol della Spagna con l'Italia, adesso quello del Napoli a Roma. Erroraccio di De Rossi. Si sono fatti sorprendere. Benissimo. Un passaggio di De Rossi, si sono fatti sorprendere da questa. Da questo passaggio all'indietro di De Rossi e ovviamente Manolas e Juan Jesus c'è stato lo spazio tanti, c'è stato lo spazio che non ha avuto problemi a far gol. Erroraccio di De Rossi, io pensavo fosse un rimpallo fortuito, invece De Rossi ha voluto appoggiarla di prima all'indietro verso Alisson, invece ha regalato palla a Insigne, non gli sembrava vero al suo compagno di nazionale. Insigne ha depositato il pallone, bella messa anche bene, perfetto, spiazzando Alisson. Incredibile veramente. 20° minuto dunque del primo tempo, il Napoli sblocca il punteggio e si porta in vantaggio per 1-0 qui allo Stadio Olimpico di Roma. In questo momento Napoli 24, Juventus 19, più 5 il vantaggio della squadra di Sarri sulla squadra bianconera, la Roma addirittura 15 con un asterisco, in questo momento sarebbe meno 9 dal Napoli, anche se l'asterisco, ma sarebbe pesantissimo in caso di sconfitta, verrebbe ridimensionata sicuramente questo, di sicuro ridimensionato questo inizio di stagione da parte dei già con la sedia, perché non si dice fino a questo momento. All'improvviso il Napoli con due fiammate, prima con Mertens e il tiro della stato bloccato l'Alisson, ma era stata già una disaglia, e poi questa sventurata decisione di De Rossi di passare il pallone di prima all'indietro per Alisson, sul pallone c'era Insigne, tra l'altro il tutto era nato da già un'azione di velocità del Napoli. La Roma poi ha già perso lo scontro diretto casalingo con l'Inter, i giocatori che in qualsiasi momento ti possono far gol alla seconda giornata, quindi Napoli in vantaggio allo Stadio Olimpico, il gol di Lorenzo Insigne pesantissimo. Adesso la Roma cercherà di organizzarsi con Nainggolan. Non riesco a immaginarmi uno scudetto a Napoli, ero troppo piccolo quando l'ho vinto l'ultima volta. Dagli uomini di Sarri che accelerano in mezzo al campo, il pallone poi sulla sinistra riescono a tenerlo dentro, sbaglia Mertens, recupera palla ancora la squadra giallorossa con Nainggolan, si lotta a centrocampo in modo quasi con tantissima foga da parte dei giocatori del Napoli e della Roma in mezzo al campo, ma hanno la meglio gli uomini di Sarri che recuperano palla con Allan, lancio improvviso per Hamsik che si sgancia, palla all'indietro di prima ancora Mertens e per Hamsik, avanza il Napoli e si sovrappone Caglione che voleva ricevere il passaggio ma è stato intercettato dal difensore della Roma che sbaglia però il rilancio in avanti, il pallone viene recuperato da Yusai che scambia con Allan, ancora Yusai torna all'indietro, viene... Bene, verso la facile vittoria del Napoli a questo punto. Io capita, ma disco made in Italy. Spaghetti disco. Forse ce l'ha avuto, sì. Niente anche. Palla all'indietro per Koulibaly, adesso il numero di continua a fare quello che stava facendo prima del vantaggio per il Napoli. Direi di chiudere qui, anche per questa sera davvero. Se magari stiamo sintonizzati arriva pure il 2-0. Quindi. Vabbè. Ho perso, mi si è pure sganciato il segnale. Ecco, vabbè. Io direi di chiudere qui questa puntata, questo radio zapping di questo 14 ottobre.
a saltare l'ultimo uomo della Roma, altrimenti sarebbe stato solo adesso la Roma riparte con Dzeko, il turno della prossima settimana sinceramente non lo so, anche se non credo che ci siano partitone, comunque vabbè, seguiremo magari anche l'anticipo serale, il pezzo d'anticipo serale della prossima giornata. So solo che la Juve sarà alle 6 a Udine. Le nostre riflessioni di calcio dovrebbero tornare martedì mattina, perché per colpa di Verona Benevento posticipata lunedì dovremmo saltare a martedì, quindi sarà quello che è. Nel frattempo, mentre continuano a scorrere le emozioni di Roma-Napoli, io direi di dare anche un'inquadratura. Questi sono i guerrini storici che mi ha regalato il sindaco nello scorso weekend, che poi ho trasportato tutti grazie a Omar giù nel mio garage. 20 anni di guerrini sportivo, dall'85 al 2005. Qui ho deciso di prendere un po' i giornali del 94 al 95, questo è quello dello scudetto del 95 della Juve, bei tempi. Il primo di Lippi che arrivò dopo un digiuno di 9 anni. Parla anche della Coppa UEFA del Parma. E poi vabbè. A questo punto diciamo di chiuderla qui, questa puntata, anche perché abbiamo già sforato, siamo già sui 12 minuti. E a questo punto, alla prossima volta con Radio Zapping e con VBTV, che è ripreso davvero in pompa magna con ottimi servizi. Ciao ciao!